Ciao a tutti cari amici e care amiche, io mi chiamo Francesco Fasulo, ho 31 anni, sono laureato in giurisprudenza e sono un giovane candidato sindaco di Assisi. Sapete benissimo che il sottoscritto Francesco Fasulo, insieme a tutto il proprio progetto politico puramente, interamente civico, che si chiama L'amore per Assisi e frazioni, che sto portando avanti, insieme a mia sorella Maria Chiara, per puro spirito di servizio da tanti anni, e insieme a tanti cittadini e a tante cittadine residenti nel territorio comunale assisano, stiamo portando avanti questo progetto politico-civico, l'amore per Assisi e frazioni, libero da tutti i partiti, libero da tutte le logiche partitiche. I valori che ispirano questo nostro progetto politico civico sono i valori dell'attenzione, dell'aiuto, dell'ascolto, del radicamento nel territorio, e le nostre priorità di governo sono e saranno il rilancio del turismo, il rilancio del settore artigianale, commerciale, industriale, imprenditoriale. Sono fermamente convinto che attraverso la riscoperta, la riqualificazione e la valorizzazione di tutto il patrimonio esistente, non solo da un punto di vista culturale, storico, artistico, ma anche altresì paesaggistico ed enogastronomico, noi possiamo rilanciare il turismo per fare in modo che il turismo non sia più, come lo è stato da tanti anni, stagionale, ma ininterrotto, continuativo, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Vedete e sapete benissimo, anche dato che mi seguite sui social, che noi diamo particolare attenzione a tutte quelle politiche di tutela, di aiuto per garantire il benessere delle categorie fragili della società. Penso ai disabili, penso agli anziani, penso ai giovani, penso ai disoccupati, penso agli inoccupati, al quale noi come ente pubblico comunale, se io sarò sindaco di Assisi, darò delle risposte concrete a queste categorie fragili per garantire loro la tutela, la loro difesa e il loro benessere sociale. La nostra attenzione è rivolta anche alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia del creato. La nostra attenzione sarà anche altresì rivolta alla tutela delle donne, alla tutela dei nostri amici a quattro zampe, alla tutela degli animali. E come sapete benissimo, il nostro agire, il nostro modus operandi, la nostra azione politica e la nostra azione di governo, se diventerò sindaco di Assisi, grazie al vostro aiuto elettorale, sarà di dare particolare attenzione alle frazioni, sempre più abbandonate a loro stesse. Le frazioni versano in uno stato di degrado, di incuria e di abbandono. Per questo noi giornalmente, a piedi, io e mia sorella Maria Chiara, andiamo a monitorare il territorio per denunciare la mancanza di manutenzione ordinaria delle strade, la mancanza di illuminazione pubblica, la mancanza di aree metanizzate, la mancanza di frazioni dove non arriva neanche l'acqua pubblica, la mancanza di pulizia, di decoro urbano, la mancanza di pulizia delle scarpate, dei declivi. E quindi noi, se insieme al vostro aiuto elettorale andremo al governo della città, come progetto politico-civico garantiremo massicciamente la manutenzione delle strade per garantire la sicurezza stradale e quindi l'incolumità fisica dei cittadini, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei turisti. Garantiremo l'illuminazione pubblica, la metanizzazione delle frazioni ancora non metanizzate. Garantiremo l'acqua pubblica in tutte quelle aree territoriali dove l'acqua pubblica ancora non è arrivata e dove le famiglie, intere famiglie, vanno avanti con propri pozzi privati. Quindi garantiremo i servizi essenziali, fondamentali per i nostri cittadini e per le nostre cittadine di Assisi e di tutte le sue frazioni. Il nostro progetto politico è un progetto politico innovativo, perché è puramente e interamente civico, libero dalle solite logiche dei partiti, i quali candidati sindaci dei partiti di destra, di sinistra e di centro devono abbassare la testa per obbedire ai diktat, agli ordini e ai comandi imposti da Roma e da Perugia, e quindi sono candidati, quelli di destra, di centro e di sinistra, sono candidati sindaci che non possono operare per il bene dei cittadini, in quanto hanno le mani legate, ma possono e devono solo ed esclusivamente curare gli interessi personali.
partitici, gli interessi dei propri partiti, mentre il nostro progetto, essendo civile, essendo costituito dal popolo, dalla società civile, essendo costituito anche da persone come te che mi stai seguendo, il nostro progetto ha come unico obiettivo quello di curare esclusivamente gli interessi e il bene di tutti i nostri concittadini, le nostre concittadine di Assisi e di tutte le frazioni dell'intero territorio comunale assisano. Quindi, cari amici e care amiche, alle prossime elezioni comunali amministrative di Assisi del 2021 non votate più i soliti candidati sindaci di destra, di centro e di sinistra, che avete constatato con i vostri occhi come hanno ridotto la nostra città di Assisi negli anni e come hanno ridotto le nostre meravigliose frazioni, ma votate un progetto politico innovativo, civico, libero dalle logiche partitiche, che si chiama il nostro progetto L'amore per Assisi e frazioni, di cui il sottoscritto Francesco Fasulo è il giovane candidato sindaco di Assisi. Io, cari amici e care amiche, con questo meraviglioso panorama che ho alle mie spalle della città serafica di Assisi, auguro a voi e ai vostri cari un buon sabato e colgo l'occasione anche per augurarvi una buona domenica a voi e ai vostri cari. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video. Ciao cari amici e care amiche!